Non è una novità che in tempo di crisi gli italiani provino a risollevare la cattiva sorte con una vincita al lotto e con il gioco d'azzardo. Molto più figlia di questi tempi moderni è però l'ossessione che dalla passione per il gioco deriva e che provoca una vera e propria dipendenza, annebbiando il cervello e svuotando il portafoglio. Per questa ragione, considerato il proliferare delle sale da gioco, dei centri scommesse e delle slot machine ormai sparse in tutta la provincia, dopo Asti anche il comune di Nizza Monferrato ha deciso di dotarsi di un centro d'ascolto per chi manifesta quello che gli esperti definiscono comportamento reattivo compulsivo, ossia una vera e propria dipendenza dal gioco d'azzardo. Perché, come ha spiegato il dottor Maurizio Ruscheda, responsabile del servizio tossicodipendenza della ASL di Asti, il gioco è come una droga, lo si avvicina per curiosità, lo si insegue per piacere, fino a quando ti trascina nel vortice della dipendenza. Nessuno può considerarsi immune di dipendenza dal gioco, ne soffre il 6% della popolazione, 55 sono gli astigiani che hanno riconosciuto di avere un problema e che sono al momento in cura presso la ASL. L'idea è un po' quella di facilitare l'accesso anche a persone, magari familiari, amici, che hanno il dubbio che un proprio parente o amico inizi ad assumere dei comportamenti strani rispetto al gioco d'azzardo. Ovviamente questo è uno sportello al quale ci si può rivolgere per tutti i tipi di dipendenze, per cui anche rispetto a dipendenze da sostanze legali, illegali, internet, shopping compulsivo e altro. Il fenomeno del gioco d'azzardo quindi è riscontrabile anche qui nella Valle Belbo? Sì. Sì, sì, sì. I casi che accedono al servizio non sono moltissimi, però basta guardarsi intorno, basta osservare quanto le macchinette, le slot machine, i gratta e vinci attirino le persone. Il centro di ascolto ha sede nella Casa della Salute di Nizza Monferrato, in piazza Garibaldi, nella stanza numero 4, ed è aperto tutti i lunedì dalle 15 alle 17.